Radio Unibá, bringing you all the latest news. Unibá News. Le notizie su Radio Unibá. Giovedì 23 marzo, buon pomeriggio da Cesare Zampa della redazione di Mediaterraneo News. La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per 32 milioni di euro a una società di annunci pubblicitari. I soci sono accusati di omessa dichiarazione commessa nella forma associativa. Le indagini iniziate nel 2018 hanno portato alla società con sede a Madeira, in Portogallo, di fatto era amministrata in Italia da un commercialista di Cuneo. I carabinieri di Bari hanno confiscato un patrimonio da oltre 20 milioni di euro al pregiudicato Roberto Dello Russo, considerato il capo dell'omonimo clan e tuttora detenuto. È indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua ricchezza sarebbe frutto di 20 anni di attività illecite connesse agli stupefacenti. Paura stamani a Lecce per un furgone incendiatosi mentre percorreva la statale 16. Il mezzo era adibito al trasporto di giornali. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme divampate nel cofano anteriore. La causa sarebbe di natura accidentale. Oltre 250 banconote false per un valore di 11.500 euro sequestrate dalla Guardia di Finanza della BAT. Le fiamme gialle, partendo da ogni singola banconota, hanno ricostruito l'intera filiera del falso. Accertamenti anche sui detentori per scoprire eventuali reati connessi, come quelli di truffa e riciclaggio. Si è conclusa all'alba di oggi una donazione di organi all'ospedale Bonomo di Andria e la sesta dell'anno nella BAT. I figli di una donna di 75 anni hanno dato il loro consenso per l'asportazione di fegato, cuore, reni e cornee. Nelle sale operatorie si sono alternate 4 equipe, 2 del Policlinico di Bari, una di Foggia e un'altra di Andria. Legambiente Puglia applaude alla decisione della regione di istituire un osservatorio sulla gestione dei rifiuti urbani. La proposta è dell'assessore all'ambiente Maraschio, un primo risultato frutto del rapporto con le istituzioni pugliesi, ha detto il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, che ora spera in una celere attivazione. Domani la presentazione dell'edizione 2023 della Notte della Taranta, in programma il 26 agosto a Melpignano. Alle 11 la conferenza stampa nella sede della presidenza della Regione Puglia a Bari. Tra gli altri parteciperanno il presidente Michele Emiliano e Massimo Manera, presidente della fondazione organizzatrice. Torna domenica 2 aprile a Bari la 35esima edizione di Vivi Città, la corsa benefica organizzata per combattere ogni tipo di violenza. Circa 3.000 i podisti pronti a correre per le vie principali del capoluogo pugliese. Il meteo, oggi cieli sereni su tutta la regione, le temperature 8 la minima a Foggia e Taranto, 21 la massima sempre nel capoluogo ionico. I venti soffiano deboli o moderati prevalentemente da nord. La viabilità sulla A14 Pescara-Bari si segnala, personale su strada per lavori tra gli svincoli di San Severo e Foggia in direzione Bari. Prestare attenzione anche sulla statale 16 per un incidente sulla corsia in direzione nord poco prima dei curvoni di Palese. Per il momento è tutto, alle 18 su Radio Unibá l'appuntamento con la rubrica Spatriati a cura di Antonietta Pasanisi. Buon pomeriggio. Avete ascoltato Unibá News, le notizie in diretta da Radio Unibá. Radio Unibá, musica, cultura e informazione allo stato puro.